Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Arca Ascended. In questo episodio cercheremo di catturare un dodo a livello 100.000. Ovviamente lo faremo spawnare con la console di comando. Cercheremo di catturarlo e infine cercheremo di vincere una sfida impossibile. Ma non aggiungo altro, buona visione. Signor Basilio, ma come andiamo? Ma come va? Allora, siamo qui da dove abbiamo lasciato la volta scorsa? Sì, esatto, cioè no, veramente no. Signor Basilio, quando mi finisce di fare l'idiota, ma guarda te, signor Basilio, gentilmente, a parte che sembra una giara, anche il grifone la guarda con schifo e sdegno. Allora, dicevamo, siamo qua da dove abbiamo lasciato la volta scorsa? Sì, il nostro dodo è sempre là sotto. Lui è sempre lì. Vabbè, facciamo che, dodo, levati dalle balle. Muori lì sotto, fai un po' il cazzo che vuoi, sì, cacca. Allora, io direi a questo punto di fare un pochettino una cosa, ovvero facciamo rispawnare di nuovo quel cazzo di dodo? Però a differenza della volta scorsa io, ovviamente, ho qualcosina extra. Come si è visto dalla volta scorsa, io qui ho questo affare qua, lo affama direttamente. Mi sono di nuovo craftato tutte le crocchette? Sì. Ci ho perso la vita. Abbiamo questa qua e vediamo con le crocchette quanto ci mette a tamar. Cioè, non quanto ci mette, perché non si tamarà mai. Perché credo ne servano 300, una roba del genere. Vabbè, comunque vediamo come funziona. Poi abbiamo qui la pillola del tamming immediato. Noi gli diamo questa e lui si dovrebbe tamarsi immediatamente. Inoltre qui abbiamo 20 narcotici al 15%. Mi sono dimenticato di prendere il fucile, quello che fa 600% di danno? Sì, assolutamente sì. Ma è lo stesso, proveremo col nostro. Oh, poi narcotici ne ho per i beati, quindi voglio dire. Ed ecco qua il nostro dodo livello 100.000. E ma tu usi la modalità, che come fai a farlo spawnare se non usi la modalità creativa? Voglio dire. Allora, sua santità, qua c'è 124.000 di vita, una cazzata proprio. Ok, eccoci qua con il nostro fucile e i nostri dardi. Però prima del fucile e i dardi io volevo fare una cosa. Cioè, questa, voglio un po' vedere quanto fa. 0,6% di danno, wow, spettacolare. Ah, placati te. Insomma, non è che gliene facciamo tantissimi, Però un pochettino, sì, piantala di rompere le balle. Dodo, non andare lì, che non ho visto se c'è gente cattiva. E probabilmente ci sono anche. Dove cazzo è andato? Dove vai? Ma dove va? Aspetta. Io sono sincero, io c'ho paura, perché se sto coso mi dà una beccata, mi fa fuori. Mi sciotta a istantaneo. Voglio dire, è un dodo a livello 100.000. Che cazzo. Ok, guarda. Siamo già al 67%. E a me non dispiace. Sono belli questi dardi. Sono forse anche un po' troppo potenti, direi forse tanto. Dodo, cioè, ma ti rendi conto? Guarda un po' come cazzo è ridotto. No, sinceramente, di tamarlo di nuovo a bastonate non me lo diceva al cuore. E giù! E ce l'abbiamo steso! Oh, comunque sono serviti 13 dardi per tirarlo giù. 13 dardi che sono 15 volte più potenti degli altri, ma soprattutto con il fucile che fa il 300% di danno. 300? Quanto ne fa? No, non me lo... 338%. Che cazzi? Ok, mi metta via il fucile. Comunque si vede che il coso gli sta scendendo alla velocità della luce, Ok, at this point io ti butto in inventario tutte le crocchette. Dove cazzo sono le altre? Ok, allora, le altre le aveva il Griffin. Vabbè, invece che prenderle le altre 100 ne ho preso solo 100 e basta. Allora, potrei dargli anche le eccezionali, ma vabbè. Anzi, io quasi te le do. Vediamo un pochettino come si comporta. Allora, questa è, ecco qua, la pozioncina per affamarti alla velocità della luce. Beccatela. Ok, e il cibo gli è andato a zero. Ma può vedere? Mica sto qua mangia come un... Guarda come mangia sto lavandino! Cioè, fai schifo! Mica il timing, come sale? 2-8-3-2! Wow! Guarda se, ovviamente, di queste pozioni ne abbiamo solo una. Forse ne sarebbero servite... Due?
E lo sapevo. Guarda un po' se non lo sa tutti. L'allegra famigliola è arrivata. Eh sì, è certo. Allora, signor... ecco, facciamo così. Guardalo. No, muore. Non muore. Cazzo. Esci. È certo. È arrivato il più furbo del reame. Eh sì, e vole... E quanti cazzo... Ce n'è un altro? No. Perché ho sentito... non lo so. Cosa fai te lì? Ma guarda te. Guardalo il parassita. Guardalo che si appropria delle cose altrui. Lì c'è una tigre, eh. E lì c'è una tigre. Guardalo. Adesso viene qua a rompere i coglioni, me lo sento. Cosa fai? L'abbiamo mancata clamorosamente, signor Basilio. Signor Basilio, sì, vabbè. Signor Giobatta. Scappa. Ah, no, non scappa. Signor Giobatta, ci abbiamo un ero di merda. Ho appena finito di registrare coso. E quindi mi confondo. Guarda là che arriva. Fa il giro al contrario. Ti vuol prendere alle spalle. C'è ancora qualcuno che deve rompere le balle. Sì, un Argentavis lì. Vabbè, lasciamolo lì. No, non rompere, che non è giornata. Non rompere, che sai che io ci metto poco, eh. Dov'è il nostro dodo? Qua. Allora, siamo al 25% del timing. Tu qua continua a mangiare. Tu qua mangia all'infinito. Guarda quanto mangia. Ma è il cibo? No. Perché il cibo gli rimane sempre a zero? Non lo so. Allora, la barretta del cibo rimane sempre a zero. Però c'ha 7000 di cibo. Dovresti essere al massimo. E lui mangia. Guardalo, siamo a 32,3. Spettacolare. Allora, c'è nessun altro che deve rompere le balle? Sì, a quanto pare sì. A quanto pare c'è più di qualcuno. Dove sei che t'ho visto? Ti vedo. No, in realtà non ti vedo, ma è come se ti vedessi. Cos'è sto coso? C'è ancora un... una bestia di quelle che urlano, io la sento. Bisogna capire solo dov'è. Hai rischiato una pallottola, lo sai, vero? Sì che lo sai. Allora, cerchiamo di evitare di fare minchiate. Rimaniamo qua nei paraggi, guardiamoci attorno. Perché io lo so che tra un po' arriva qualcuno, eh. Io lo sento sbraitare, non riesco a capire dov'è. Ho capito dov'è. Forse ho capito dov'è. Vedo cose che si demoliscono, quindi 9 su 10 sei lassù. Spunta, tira fuori la tua testina. Eccolo lì. Cos'è? Cosa vuoi che sia? Lo so io cos'è. Che palle. Guarda, ti sento, sai. Lo sento. Poi voglio dire, c'è anche l'audio 7.1 delle cuffie della Madonna, una scheda audio che fa paura. Mi sa che non sei l'unico, non sei solo lassù. C'è parecchia gente. Signor Giobatta, prepariamoci che tra un po' arrivano tutti. Guarda il dilo di merda. Ah, ma no, ma non sei il dilo. Ah, ma te sei il carno, quello dell'altra volta. Ah, sì, ok, vabbè, puoi vivere. Basta che non vieni a rompermi le balle. Dov'è quell'altro? Dov'è finito? Io lo so che tra un po' arriva, me lo sento. Vabbè. Terre, gentilmente. Ah, vabbè, te sei in passivo, quindi figurati. Dovrò stare attento anche al coso. Figurati un po'. Mai una volta che vada bene, eh. Là ci sono l'Argentavis. Due Argentavis. Allora, intanto qua il nostro amico è al 62%. Ma coglioni. È un'efficacia domatura del 97,1%. Va da sé, ogni volta che mangia, l'efficacia si scende. Quindi, vabbè. Minchia, lo sento che è qua. Lo sento che è qua vicino. Ah, eccolo là. Eccolo là, il merda. Guardalo come corre. Vabbè, lasciamolo lì. Che altro è sto Argentavis qua che mi incute. Guardalo. Adesso arriva. Io me lo sento. Ecco, qua. Adesso arriva a rompere i coglioni. Io me lo sento. Allora, Carnuccio, quando è finito di correre avanti e indietro, fammi un fischio che mi inquieti. Allora, quello è un beacon blu. Perché c'ha l'alone rosso? Non lo so, eh. Ma vabbè, è lo stesso. Allora, dov'è quell'altro spaccaminchia? Perché arriva, io lo so. Eccolo là. È un UT Run. Ah, ma siamo a livello 3. Ma va, fanchiurlo.
Ragazzo, sei troppo vicino. Sei troppo vicino, io te lo dico. Argentavis, no. Argentavis, no. Argentavis, no. Ce n'ho uno da una parte e uno dall'altra a romper la minchia. Sì. Argentavis. No. Porco il tuo. Guarda te, so spaccaballe. Ma che rompi coglioni. Tutti, eh. Tutti. Signor Giabatta, ricarichi, grazie. C'è l'amico laggiù. Che cazzo è finito? Vabbè, era laggiù. Bello che se mi giro di spalle lo sento. Ma, curiosità, ma sto coso qui continua a mangiare. E lui mangia. E lui mangia. Quanto sei? Quanto cazzo sei? Minchia! E lui continua a mangiare. Oh, crocchette non ce n'ho più io, ragazzo. Cos'è? Ma pensa a te, mi hai fatto cagare addosso, bastardo. Allora, vediamo un pochettino. Dov'è quell'altro? Madonna mia, perché io... Poi mi viene l'ansia quando non li vedo. Ma li sento. Non li vedo, ma li sento, eh. Facciamo una cosa. Te stai là. Se vieni qua, c'è una pallotta col tuo nome. A buon intenditor, poche parole. Vaffanculo, mi sono cagato addosso. Non sono per nulla in ansia. Zero. Cioè, abbiamo un dodo 147.000 di livello. Allora, voglio vedere un po' le tue statistiche. Una cazzata proprio. Cioè, allora, abbiamo la bellezza di... Non riesco manco a leggere. 1.907... 1 milione... Vabbè, quasi 2 milioni di vita hai. No, c'è quasi 200.000 di vita. Vigore, una cifra. Ossigeno, non ne parliamo. Peso, uno sfacelo praticamente. Cibo, un esagero. Danno da mischia, 285.101,4, importante. 400% di velocità. Porca Eva. Porca troia. È un mostro, Dododo. Allora, lo facciamo per la scienza. Voglio vedere quanto ti sale l'attacco. Siamo a 285.000. Ma è una cazzata. No, 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 non riesco neanche a leggerlo. No, è 36.000, vabbè. Eravamo a 25, siamo a 36. No, no, non dico niente. Io voglio fare la minchiata. Ti dico a me. Arriva il cretino. Ah, guardalo. Guardalo. Un ebete. Un idiota. Guardalo come arriva di corsa. Fa morire da ridere. Allora, andiamo. Sì, sì, sì. Dov'è? Dov'è l'imbecille? Dov'è quello Yutiranno? Voglio vedere cosa succede. A proposito di imbecilli, là ce n'è uno che è sempre buggato, sì. Dove cazzo è andato? Ah, aspetta, aspetta, che lì c'è un Purlovia. Aspetta che si attaccano. Guardalo. No, no, voglio vedermela. Guardalo! Ma l'ha ammazzato! Ha ammazzato il Purlovia! Non ho neanche visto! Sì! Oh mio Dio! Oh mio Dio, cosa abbiamo creato! Però io volevo lo Yutiranno! Che ducoioni! Qua c'è un Purceddu! Vieni qua, merda! Vieni, te! Guarda! Oh, voglio vedere cosa succede adesso, eh! Voglio vedere cosa succede. Guarda lì. Guarda. Porca troia. L'ha fatto fuori. Non ci credo. È un mostro. Abbiamo creato un mostro. Ah, là c'è sempre uno Yutiranno. Ah, è sempre quello di prima. È sempre quello bugato. Dove sei che ti sento zompettare ma non ti vedo? Ah, eccolo qua. Allora, io ho sentito anche qua uno Yutiranno. Ma non lo vedo. Lo sento però. Facciamo un po' così, va? Oh, eccoli lì, l'abbiamo visti, l'abbiamo trovati, ok. Dodo, vieni, vieni, che c'è da fare, c'è da lavorare, vieni. Guarda che casino! Dov'è? Ah, eccolo lì, Sminchios. No, voglio vedere cosa succede. Sono curioso di sapere cosa succede. Dove cazzo è? Ah, è lì, arriva. Sta ammazzando qualcuno? No, non sta ammazzando nessuno, ma vabbè lo stesso. Dodo, vieni. Vieni, vieni, Ciccio, vieni. Che ti faccio conoscere amici. Dove sono? Eccolo lì, eccolo lì.
Ok, se la prende con l'Argentavis. No, l'Argentavis se la prende con noi. Ma l'Argentavis fa poca vita, vedi? È un attimo alle volte. No, io voglio vedere quando ti picchi. Eccolo qua, aiuti ranno. Sì, ma è un imbecille, non è un aiuti ranno. Ok, tanto il nostro Dodino arriva, eh. Arriva come? Eccolo qua. Ci ha visto? Vieni, vieni. Ah, cazzo, ci ha stunnato. No, ma che sfiga. No, vabbè, se si... Dai, che voglio vederlo. Ma porco il tuo. E basta. Oh, Terre, placati. Te fermi. Oh, alleluia. Dove cazzo sono? Dai, che mi sto perdendo tutto. Ma porca e... Ah, è lì. L'hai ammazzato, vero? Figurati. Direi di sì che l'hai tanto ammazzato. Un mostro. Un mostro questo Dodo. Allora, facciamo un po' una bella cosa. Io torno a casa. Se nel... mentre torno a casa trovo qualcosa di interessante, Dodo sarà il primo ad essere chiamato, te lo posso garantire. Allora, qualcosa di interessante so che c'è. Bisogna solo ricordarsi dove. Però dovrebbe essere qua in zona, eh? Dovrebbe essere qua in zona. Allora, qualcosa di interessante. Potremmo anche averlo trovato. Bisogna vedere se ci riusciamo a far seguire. Dove sei, merda? So che ci sei, eh? T'ho visto. Tanto t'ho sentito. Porca Eva. Dov'è? Non lo so, ma lo troveremo molto in fretta, mi sa. Guarda un po' chi c'è. Ciao. Vieni un po' con me, che ti faccio conoscere amici. Vieni. Vieni, vieni. Che cazzo è? Ah, è lì, si fa i cazzi suoi lui. No, no, vieni, vieni, che ti... c'ho un amico da farti conoscere. Un attimo con me, vieni. Ragazzo, io so già che finirà malissimo, eh. Cerchiamo di stare un pochettino più in alto. Che cazzo è rincoglionito? Eccolo lì, eccolo lì. Ok, guardalo, guardalo. Come cerca di puntarsi, vieni, no, vieni, vieni, vieni. Si è incastrato, il pizzino. Cioè, io ho capito perché vi siete estinti comunque, eh. Vieni. Dai che sono qua, scemo. Guarda che bella Argentavis. Che bella Griffin, cioè. Oh, è scemo sto coso. Dai che ci ha visto. Dai che ci ha visto. Ci segue? E chi lo sa? Vedo un qualcosa di rossiccio lì. Guardalo come arriva, guardalo come arriva. Guardalo com'è incarognito. Madonna mia. Se sto qua ci pinza, non ci fa male di più. Dov'è? Sono già distratto, cretino. È veramente scemo, eh. È veramente scemo. Ok, sta arrivando, forse un po' meno scemo. Forse un po' tanto meno scemo. Correre. Ho sentito uno snack. E si è fatto distrarre l'idiota. Non si è fatto più distrarre. Sta arrivando. Porca Eva. Guardalo! Dov'è? Dov'è il Dodo? È lì! Guardalo! Devi attaccare il Dodo! L'ha visto, l'ha visto, l'ha visto! Aia! Guarda come l'ha fatto! Guardalo come parte! Guarda come parte! Ma non ce la fa manco a prenderlo! Mo sei in gazza! Guarda! Guardalo! Guarda come parte! Guardalo! Ma hai steso Rex Alpha! No, è mia! È mia! È mia! È mia! È mia carne! Che sta qua ce ne dà una valanga! Aia! Brutto piccolo bastardo! Cioè, non ci credo! Hai steso un Rex Alpha, steso! Sei una macchina di morte, tu! No, voglio vedere. Ha preso 38 livelli. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma pensa a te. E no, vabbè, una dentata te la tira. Ma non ti ha tolto niente di vita. Cioè, vabbè. Ok, diciamo che sei lievemente overpowered. Oltretutto abbiamo due denti di T-Rex Alpha. Porca Eva. Allora, facciamo una bella cosa. Tu stai lì. Io torno alla base. Poi ti richiamo col teletrasporto. Che cazzo è la base? Cioè, ma ha fatto fuori un T-Rex Alpha sto coso. Ha preso qualche schiaffo, ma nulla di che.
Cioè, sto coso qui mi ha fatto veramente... Ma io non ho parole, non ho parole. Vabbè, è anche un livello incredibile. Però, cazzo, porca Eva. Allora, il nostro Rex Alpha ci ha dato una cosuccia, ma proprio niente, eh. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24... No, 21, 210 unità di carne. Wow! E ovviamente col grill industriale ci abbiamo messo niente, ma veramente nulla per cuocerla. Ok, l'abbiamo messa lì e la faremo essiccare. Perfetto. Ah, a proposito, portiamo qua la macchina di morte, va? Ecco, signor Giobatta, si inchini alla potenza del dodo. Vi tratterò con un po' più di rispetto d'ora in avanti, mi sa. Mi sa proprio di sì. Allora, signor Giobatta, diamoci da fare perché abbiamo ancora un bel po' di cose da fare. Allora, Terre, te vieni qua. Dobbiamo craftare un po' di munizioni, eccetera, eccetera, perché non ne abbiamo più. Coraggio, che abbiamo ancora tantissime cose da fare, su. E per ora fermiamoci qua. Siamo riusciti a prendere un dodo incredibilmente potente. Gli abbiamo fatto sfidare le peggiori creature e siamo riusciti a trionfare. Nel prossimo episodio andremo avanti. Abbiamo ancora tantissime cose da fare su questa piattaforma. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!